Allora, bentrovati, sono Marzia Camarda, sono un'imprenditrice culturale e una saggista che si occupa di questioni di genere da tanto tempo e di educazione. Devo rifare la presentazione perché abbiamo avuto un problema tecnico, quindi mi dispiace per le persone che magari si sono connesse e si ribeccano tutto il pippone, ma Instagram è fatto così. Allora, vi dicevo che mi faceva piacere presentare questo saggio che ho scritto qualche tempo fa, tutto interamente dedicato al lavoro di Gianni Rodari e a tutto l'impegno femminista che lui ha fatto prima ancora di femministe. Lo racconto sovente, lui è nato nel 1920, quindi quando poi c'è stato il movimento degli anni 70, lui aveva già 50 anni, eppure ha scritto tantissime cose che poi di incredibile contemporaneità ancora oggi. Quando ho deciso di scrivere questo saggio, ovviamente ho voluto fare un lavoro dedicato al testo. Ecco perché poi gli organizzatori di Archivissima hanno pensato appunto di coinvolgermi. È un lavoro quindi sui testi che Rodari aveva scritto, perché lo racconto sempre: Rodari è un autore famosissimo, è uno degli autori italiani più tradotti del mondo. Considerate che in certi posti, tipo in Russia, è una rock star praticamente, quindi la gente insomma lo accoglieva quando andava in visita nelle scuole, eccetera, con i mazzi di fiori, insomma tutta una cosa così. Però in realtà la sua opera in Italia è molto poco conosciuta. Ok, perfetto, ci siamo? Ci Siete siamo? in linea, ragazzi? Mi sentite? Sento l'audio. Marzia! Ciao! Ciao, ciao a tutte e tutti, scusate il ritardo. Allora, ne approfitto per introdurre anche Monica. Monica, hai le cuffie per caso? No, purtroppo no, perché non ce l'ho purtroppo. Allora, tieni Allora, basso il tieni più basso possibile il il più volume, possibile sennò il c'è volume, tutto sennò il c'è tutto il ritorno. ritorno. Perfetto. Ok. Allora, intanto vi Intanto vi raccontavo raccontavo che che introduco a questo introduco a punto, io questo facciamo il punto, io facciamo contrario, il contrario. Mi introduco spiace, Monica introduco Monica Martinelli, che è Martinelli, la che mia è la mia editrice, editrice, che ho incontrato che ho un po' di anni incontrato un fa, po' e di se anni vuoi fa, e se vuoi raccontarle tu, raccontarle tu, Monica, Monica. come ci siamo Sì. incontrate. Sì, scusate il ritardo intanto. Allora, noi ci siamo incontrate nel 2014 al CSGE di Bologna, il Centro sugli Studi sull'Educazione e il Genere di Bologna. È un luogo fantastico, insomma, che fa dell'educazione e il genere veramente, degli studi sull'educazione e il genere, lo scopo proprio del lavoro principale ed è uno degli unici in Italia che ha il focus sull'educazione. Organizzarono una giornata di studi sulle esperienze italiane e chiamarono sia me che Marzia. Io ero in procinto di avviare l'attività di 7-9 di questa casa editrice e Marzia stava presentando questo studio che stava svolgendo su un Rodari femminista che io non conoscevo. Quindi, dopo questo fantastico incontro, le chiesi subito se aveva intenzione di approfondire un po' la ricerca e di provare a pubblicare un libro. E quindi, Ed è eccoci, stato subito ci siamo subito. conosciuti. E questo subito Invito. amore Subito però amore, però ha è avuto stato un appunto. come. Dimmi, dimmi. No, No, finisci pure, scusa, finisci perché pure, c'è il scusa, perché problema c'è il del problema del riverbero. Provo a riverbero. prendere Mi le cuffie dispiace almeno io. molto, sì. Niente, tu vai Niente, avanti. tu vai avanti. Sì, no, stavo dicendo che è stato subito amore, poi la gestazione è stata abbastanza lunga perché abbiamo proprio firmato un contratto, poi il contratto ha fatto in tempo a scadere, insomma ci siamo rifidanzate di nuovo ed è stato, insomma, abbiamo svolto un lavoro molto lungo, a Marte ha svolto un lavoro molto molto lungo e alla fine è uscito qualche anno fa questo libro che veramente è stata una rivelazione, è stata una rivelazione per molti, inclusi insomma, studiosi e studiose di Gianni Rodari, perché questo aspetto l'attenzione verso il genere, il rispetto del genere da parte di Gianni Rodari era veramente inedito, insomma, non è stato mai affrontato a dovere. Sì, in Sì, effetti in è effetti è vero, vero, Monica ha dovuto Monica ha aspettare un dovuto aspettare un sacco sacco.
perché io Perché sono io andata sono proprio in andata giro per proprio in tutti giro gli per tutti gli archivi archivi praticamente d'Italia. praticamente d'Italia. E questo perché questo perché Rodari era Rodari era anche un grande anche un grande giornalista. giornalista. Quindi le sue Quindi opere le per sue opere bambini per sono bambini tutte sono tutte pubblicate, pubblicate, ma i suoi ma i suoi articoli in realtà articoli in no. realtà no. E lui ha E scritto lui ha scritto tantissimo per Noi tantissimo per Donne, Noi per il Donne, Giornale per dei il Giornale dei Genitori, che Genitori, adesso che non c'è più, adesso non c'è più, per Paese per Sera, Paese per Sera, per l'Unità, eccetera. l'Unità, eccetera. E a me E a me interessava interessava indagare sul indagare sul rapporto rapporto generale, generale, quindi quindi sui temi sui temi che in generale che lui in aveva generale lui aveva affrontato. E in affrontato. E in effetti effetti c'è un'enorme c'è un'enorme coerenza. coerenza. Cioè, il suo Cioè, il approccio suo approccio femminista femminista vale vale sia nei sia testi per nei testi per adulti. adulti, C'è un c'è articolo un articolo bellissimo che lui ha bellissimo che lui ha scritto per Noi scritto per Noi Donne. Donne. Sai, Monica, Sai, dovresti Monica, abbassare dovresti ancora un po' il abbassare ancora un po' il volume, volume, perché sento che tanto la sento mia voce, tanto la sai? mia Provo. voce, sai? Provo un po'. Provo un po'. Grazie. Grazie. E dicevo, ha E scritto un dicevo, ha articolo scritto un articolo incredibile incredibile nel nel 51, mi 51, sembra, mi per sembra, Noi per Noi Donne, che Donne, si chiama che Mia si per chiama Mia per sempre, in cui sempre, in descrive cui un descrive un femminicidio. femminicidio. Ovviamente all'epoca Ovviamente la parola non all'epoca la parola non esisteva, esisteva, però però lui fa lui fa un'analisi di una un'analisi di una contemporaneità contemporaneità incredibile. incredibile. E poi, E quindi poi, questi e erano i poi suoi questi temi per erano i suoi adulti, temi, ma poi in e realtà era poi in in realtà era grado in di grado declinare di tutti questi declinare tutti temi questi temi anche anche nei nei romanzi, nelle romanzi, filastrocche, nelle storie nelle per storie bambini. per bambini. Sì, il lavoro sul, Ecco, penso che io il racconto lavoro sugli sempre poi articoli che è per poi stato. che. Ah, Finisci. finisci. No, mi spiace infatti per questi problemi tecnici, ma non so come risolvere perché ho abbassato il volume il più possibile. Dicevo, il lavoro sull'archivio è stato, immagino, veramente enorme, perché poi hai viaggiato in lungo e in largo, quindi la cosa bella è proprio raccontare il viaggio in questi archivi, sia di Noi Donne che di I Giornali dei Genitori, ma immagino anche il lavoro che hai fatto per poi arrivare a parlare con Maria, con la moglie, no? Di Gianni Rodari. Insomma, è stato veramente un lavoro molto importante. Avevi Sì, a letto proposito di migliaia e archivi migliaia di nascosti. pagine. Sì, ho letto Sì, ho letto effettivamente migliaia e effettivamente migliaia di migliaia pagine, e migliaia di perché lui già pagine era perché lui già era prolifico. prolifico. E poi ovviamente ho E letto poi anche ho la letto anche la critica su di lui, critica su di eccetera. lui, eccetera. È vero È che vero un che archivio un archivio in particolare è quello particolare è quello costituito dal costituito dal materiale materiale della moglie, che io ero della moglie, andata a che io ero trovare a andata a Roma. trovare a Roma. Tra l'altro è stata Tra l'altro è stata gentilissima perché mi gentilissima ha perché mi ha accolta, tutto accolta, sommato io ero tutto una sommato io ero una sconosciuta. sconosciuta. E devo dire E che mi ha devo fatto dire che mi ha fatto molto molto ridere ridere questo fatto che questo io fatto che fossi un io fossi un outsider, no? outsider, Perché no? valeva Perché per la valeva per la moglie, moglie, ma ma valeva anche per gli valeva anche studiosi per di gli studiosi di Rodari. Rodari. Io, Io, se ti se ricordi, ti Monica, ricordi, quella Monica, quella volta volta in cui ho in cui ho presentato il presentato il saggio saggio alla Book Fair alla di Book Fair di Bologna, alla Bologna, Children's alla Book Children's Fair, Book Fair, c'era Pino c'era Boero, Pino che Boero insomma che è un insomma grande, è un grande grande, grande studioso di studioso letteratura di per letteratura per l'infanzia. l'infanzia. E lui ha E lui ha raccontato in raccontato maniera in maniera assolutamente assolutamente candida e molto candida, molto divertente divertente. che quando io gli ho E mandato quando la io gli ho prima mandato la prima stesura, stesura, dicendo: "Ma mi dicendo, ma sembra mi che sembra Rodari che sia Rodari sia femminista, chissà se femminista, lei può chissà se darmi un lei può darmi un parere." parere. Lui Lui dice: "Ma chi è dice, sta ma qua?" chi è sta qua? che pensa di poter pensa dire di poter qualcosa di dire qualcosa di originale, originale eccetera, su Rodari. su Rodari. E invece E poi invece il poi saggio il l'ha saggio convinto l'ha talmente convinto talmente tanto tanto che in realtà che poi ha in scritto realtà poi ha anche scritto la anche prefazione, la insomma, prefazione, insomma, quindi quindi è stato tra l'altro una molto prefazione carino, di molto carino. grandissimo, grandissimi apprezzamenti, insomma. Sì, Anche è perché, vero, è insomma, vero. poi tutta la tua analisi fa notare come ben prima della seconda ondata femminista Rodari già mostrasse una predilezione per le famiglie nelle quali vigeva il rispetto e non il predominio di una parte sull'altra. Sì, questo è E questo lo faceva attraverso una meraviglioso. grandissima ironia che evidentemente non tutti hanno colto. Sì, Sì, esatto. esatto. Il grosso Il grosso paradosso è paradosso proprio che lui è è stato proprio che lui è accusato stato di essere un accusato di essere un conservatore in ambito conservatore in ambito familiare. familiare. Io ho diviso Io ho questo diviso questo saggio saggio e e tutto questo tutto questo materiale materiale enorme di enorme di archivio, archivio, quindi tutte queste quindi tutte queste citazioni, e stiamo citazioni, parlando di stiamo parlando di migliaia di migliaia di citazioni. citazioni, Quindi il primo quindi lavoro è il primo stato quello lavoro è di stato quello di recuperarle, ma il recuperarle, secondo ma il lavoro è secondo stato quello lavoro di è stato quello di organizzarle. organizzarle E le ho e le diviso ho poi diviso in poi cinque in cinque percorsi, percorsi, quindi quindi il il corpo, il corpo, il lavoro, la lavoro, la famiglia, famiglia, il il matrimonio e i modelli matrimonio e i modelli educativi. educativi.
Tra l'altro sono tutti i temi, mi avevi fatto notare, Monica, una volta, Monica, una volta, che sono temi che sono ancora temi oggi ancora oggi di, di sì, grande, insomma, assolutamente. insomma, contemporaneità. Sono i temi attuali sui quali poi si dibatte quando si trattano questioni di genere legate all'educazione, no? I Infatti. modelli che ancora vengono trasmessi, i ruoli cristallizzati delle persone all'interno della letteratura, sia per ragazzi che per adulti e adulte. Quindi Sì. sì, sono temi veramente, cioè, presenti ancora oggi e importanti da E lui affrontare. aveva quest'idea Avevo della quest'idea della famiglia, dei famiglia, rapporti dei di rapporti di coppia, dei coppia, rapporti tra dei rapporti genitori e tra figli, genitori e di assoluta figli, di parità. assoluta parità. Quindi la cosa Quindi la cosa interessante è che interessante è non so che nemmeno non so dire se nemmeno lui dire abbia se fatto lui abbia davvero fatto una davvero una riflessione riflessione nello nello specifico specifico sul sul genere. genere. Quello che posso Quello che posso dire è che dire aveva è che un'idea aveva un'idea dell'uguaglianza e del dell'uguaglianza e rispetto del tra le rispetto persone tra le persone talmente talmente alta alta che si è posto che quel si è posto problema quel problema per ogni per tipo di ogni tipo rapporto di di rapporto di forza. A forza. un certo A un certo punto punto scrive, a scrive, proposito a delle proposito delle gerarchie che gerarchie regolano che il regolano il mondo, mondo, scrive, tutto scrive, andrebbe tutto andrebbe bene, bene, anzi, anzi, malissimo. malissimo. Se Se ciascuno potrebbe, ciascuno se potrebbe, ciascuno se ciascuno accettasse accettasse semplicemente, semplicemente, il ruolo il che gli è ruolo stato che gli dato è in stato dato in sorte. sorte. E poi fa la E poi fa la lista, e lista, cioè e i cioè figli ai i figli ai genitori, le genitori, mogli ai le mogli ai mariti, i mariti, neri i ai neri ai bianchi, bianchi, eccetera. E poi eccetera. E dice, poi dice, l'ordine l'ordine regnerebbe regnerebbe allora allora in tutte le in tutte Varsavie le Varsavie immaginabili. E immaginabili. la E storia la si storia si fermerebbe, fermerebbe, perché la perché la storia è storia è disobbedienza. disobbedienza. Allora, per Allora, lui per lui l'idea di l'idea di smontare quella smontare quella gerarchia gerarchia valeva valeva veramente per tutti i veramente per punti in tutti i cui punti in cui l'autorità l'autorità governa, no? governa, no? Invece Invece del rispetto e del della rispetto e della dialettica. dialettica. E questo Tra valeva l'altro, per come lui. raccontavi tu, c'è un sacco di, proprio per dire, per la sovversione della storia classica, ci sono una serie infinita di matrimoni andati male, proprio, o non accettati, che Sì, è molto questo è divertente. bellissimo. Questo è bellissimo. Sì. Poi è anche Poi molto è anche molto contemporaneo, contemporaneo, perché ancora perché adesso lo ancora racconto adesso lo sempre, racconto no? Uno sempre, no? Uno guarda, so, i guarda reality so, i show, i reality film show, i film romantici, romantici, oh oh ragazzi, ci si deve ragazzi, ci si deve sposare. sposare. O deve andare a finire bene, insomma, la coppia deve essere composta in qualche maniera. Sì, esatto. esatto. Quello è il vero Quello è lieto il vero fine. lieto fine. E invece E Rodari, invece già negli Rodari, anni già negli anni 50, '50, fa dire di fa no a dire un di no sacco di a un sacco di protagoniste, fa dire di protagoniste, no fa dire di al no al matrimonio, no? matrimonio, no? C'è questa scena C'è questa scena assolutamente assolutamente esilarante, esilarante, in C'era due in volte il C'era barone due volte il barone Lamberto, Lamberto, in cui in il cui barone il barone Lamberto, che è Lamberto, che era ingiovanito per ingiovanito motivi che per motivi ora che vi ora non vi racconto, racconto, decide di decide di sposare sposare Delfina, Delfina, che è la che è la protagonista protagonista femminile. femminile. E E quando lui quando lui si si dichiara, dichiara, tutti gli tutti gli astanti astanti iniziano a iniziano a fare fare feste, no? feste, no? Dicono che loro Dicono l'avevano che loro sempre l'avevano sempre saputo, saputo, eccetera. eccetera. E E quando quando Delfina Delfina rifiuta, rifiuta, le le reazioni sono reazioni sono assolutamente, cioè, assolutamente, da cioè, tenersi la da tenersi pancia, la secondo me. pancia, secondo C'è una che C'è dice: una "Ma che dice, insomma, ma non le insomma, basta un non le basta un barone, vuole un barone, principe vuole un principe azzurro". azzurro. Poi c'è una Poi che c'è una che dice: "È dice, persino è persino maleducazione". maleducazione. Questa è No? No? fantastica. Come se È come fosse se fosse una questione di una questione di maleducazione, così, maleducazione, così, rifiutare il rifiutare il matrimonio. matrimonio. Ma non Ma perché lui non fosse perché lui fosse contrario contrario così alla, così all'istituzione in all'istituzione in generale. generale. Era Era proprio proprio convinto che il convinto che matrimonio il dovesse matrimonio dovesse fondarsi fondarsi su dei su principi dei principi diversi. diversi. Infatti E scrive infatti anche delle scrive storie anche delle storie positive. positive. E ce n'è una E ce che n'è una cito che cito nel nel saggio, saggio di questi di due, questi quindi due, sono quindi tutte e sono due tutte e due poverissimi. poverissimi. Lui si è Lui costruito si è una costruito casetta una casetta minuscola, così. minuscola. Lei è senza Lei è senza casa casa e con figli a e con figli a carico. carico. A un certo punto A un gli certo punto chiede gli di, chiede insomma, insomma, di di ospitarli ospitarli perché perché piove. piove E lui li e ospita in lui li questa ospita casa in questa casa piccolissima. piccolissima. E però si E però si innamorano, quindi innamorano, quindi non hanno non nessuna hanno delle nessuna delle caratteristiche del caratteristiche matrimonio del matrimonio perfetto, no? perfetto, no? Dico sempre, di Dico lei non si sempre, sa di lei non si nulla sa nulla dell'aspetto dell'aspetto fisico, fisico, neanche di lui. neanche di lui. Si sa che sono Si sa che poveri. sono poveri. Lei non è neanche Lei non è neanche illibata. illibata. Eppure, Alla alla fine poi fine poi prevale prevale l'amore, no? l'amore, no? E c'è anche uno E c'è anche uno scambio scambio molto molto emozionante, secondo emozionante, me. secondo me. Un È un testo che lui testo scrive che lui invece per i scrive invece per i bambini più bambini più piccoli, piccoli.
in cui chiede a una bambina chi è il padrone. Gli dice chi comanda in casa, il padre o la madre? O la madre? E la bambina all'inizio non risponde. Allora lui dice, non sai che cosa vuol dire padrone? E lei dice sì che lo sa. Non sai cosa vuol dire comandare? E lei dice sì che lo sa. Allora poi la bambina scappa a un certo punto, si gira, gli fa la lingua e gli dice non comanda nessuno perché ci vogliamo bene. E secondo me... Bellissimo, sì. Semplice, sì. Ma all'epoca immagino che fosse dirompente. Sì. Io un'altra che ricordo molto molto carina era la risposta che lui diede ai bambini che si lamentavano del fatto che la madre lavorasse, la sua posizione legata al lavoro. Sì. Cioè, hai colto un brano nel quale lui dice che devono essere fieri della madre proprio per il fatto che lavori e che contribuisca alla società, e credo che negli anni 50, 60, insomma, dal 50, addirittura sì, penso sì. che fosse davvero, davvero dirompente anche questa cosa qua. Quello è stato l'origine di tutto, in realtà. Perché Rodari aveva avviato sull'Unità una rubrica, che era questa, giusto appunto. Quindi una rubrichina per bambini, i bambini scrivevano. E lui rispondeva. Ed è da lì che poi è nata la sua passione per la letteratura per i bambini. Aveva fatto il maestro anni prima, però in realtà il nucleo vero parte da lì. E quindi me la ricordo anch'io questa lettera che mi aveva molto colpita e che avevo trovato all'archivio Gobetti, mi ricordo ancora. E a un certo punto questi bambini chiedono perché la mamma deve rimanere a casa con me, cioè perché deve andare a lavorare invece di rimanere a casa con me e mio fratello. E lui risponde, lo so che ti piacerebbe che la mamma rimanesse a fare la domestica. Sentite che attenzione meravigliosa che aveva per la parola. A te e a tuo fratello, a lavare i vostri fazzolettini, pulire le vostre scarpine e tanti altri eccetera eccetera. E poi dice quello che dicevi giustamente tu, Monica. Cioè, che in realtà la mamma fa un lavoro importante, non solo perché porta i soldi a casa, ma perché è utile a tutta la società. E poi dice, i fazzolettini ve li potete dare alla lavandaia, le scarpine ve le potete pulire da sole, e quando la mamma torna a casa, potete chiedergli, mamma, cosa hai fatto oggi? Insegnaci a diventare bravi come te. Quindi già negli anni 50 pone le donne professioniste come role model, quelle che oggi chiameremmo role model, insomma. E mette il lavoro della madre sullo stesso piano di importanza del lavoro del padre. Ora non so, credo che abbiamo finito il tempo. E quindi, per lasciarvi, se sei d'accordo, Monica, vorrei leggervi un pezzetto piccolissimo di un articolo che non è ancora stato più ripubblicato, insomma, che ho trovato proprio in un archivio. Anche questo l'ho trovato all'archivio Gobetti e racconto sempre che la prima volta in cui l'ho letto ero madre da poco e ho pianto. Anche l'ultima volta che l'hai letto, forse. Da sola. La prima volta in cui l'ho letto, mi ricordo sempre c'era questa emeroteca grande e stavo consultando appunto questa rivista, si chiamava Il giornale dei genitori, che oggi non esiste più, quindi... E questo passo, questo articolo si chiama Padre da 10 anni, perché Rodari aveva una figlia, tra l'altro una femmina. E credo che questo abbia anche contribuito a fare così, delle riflessioni. E tra le varie cose che lui scrive, dice la scelta decisiva, intende nell'educazione, è quella del bambino. Tu lo aiuti con l'esempio, con i gesti, soprattutto quelli involontari. Il bambino ha un istinto eccezionale. Per scoprire il momento in cui sei autentico e quello in cui reciti una parte per lui. E la sua curiosità è sempre per l'autentico. Impara da te le parolacce, se guidi l'automobile a parolacce, non le belle parole con cui gli dai la buonanotte.
Impara da te a leggere, se ti vede leggere. Se ti vede amare i libri, non se gliene regali 10 o 100. Ti giudica mentre parli al telefono con uno sconosciuto. Da come tratti la portiera o la domestica ora. E poi dice, la cosa più difficile da imparare è quella del rispetto del bambino. Qui si torna alla questione del rispetto, no? Di cui parlavamo prima. Rispetto per ciò che è e per ciò che diventa. Per il suo modo di accogliere esempi, lezioni e parole, per i suoi limiti e per i suoi slanci. È così facile mortificarlo, ingannarlo, metterlo a posto con un semplice atto di prepotenza. Allora, io credo che tutte le persone che hanno avuto a che fare con i bambini sappiano di questa profonda verità. È molto facile avere ragione con un bambino, tanto lo si può difendere. E appunto per questo è importante sorvegliare se stessi. In questo articolo lui scrive che tutte le volte in cui sua figlia ha sbagliato è stato per una mancanza di sorveglianza che lui ha avuto nei confronti di se stesso. E poi conclude così. Che altro potrei dire di aver imparato? Che dai figli è meglio ottenere la stima che il rispetto. Meglio la solidarietà che la gratitudine. Che l'affetto è un ben povero educatore se non si nutre di riflessione. Vorrei dire addirittura di scienza. Che i figli non si capiscono una volta per tutte, ma bisogna continuare a studiarli. Bisogna poter confrontare le proprie conclusioni con quelle degli altri. Cioè diceva, genitori, studiate. E che per quanto diamo loro a essere appena appena un po' severi con noi stessi, scopriamo che diamo sempre troppo poco. Ecco, questa generosità, io la amo. Bellissimo, bellissimo. Quindi credo che siamo arrivati alla fine. Quindi sì, ringraziamo sì. Archivissima, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Io vi ricordo il libro di Marzia Camarda, non so se lo vedete forse un po' al contrario. Una savia bambina, Gianni Rodari e modelli femminili. Mi scuso per i problemi tecnici che in parte derivano, che sicuramente derivano da me. E arrivederci. Grazie mille, Marzia. Grazie, grazie, e vi invito veramente a conoscere meglio e ad amare quest'autore perché era una persona meravigliosa. Grazie, a presto, grazie a tutti. Presto. Ciao. Ciao.